Bene amici del Salted World, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento la configurazione del modem router di TP-Link TDV8960. La configurazione è valida anche per il modem router TDV8968 perché l'interfaccia è la medesima. Intanto vi ringrazio per avermi dato spunto riguardo a questo video. Allora, per prima cosa dobbiamo fare? Dobbiamo collegare il router alla linea DSL. Quindi per farlo dobbiamo collegare tramite il cavetto in dotazione, l'RJ11, collegare il modem alla presa della Telecom. Se non volete collegare il telefono, potete tranquillamente collegare il modem senza il filtro ADSL. Se invece avete necessità di collegare il telefono, vabbè, allora dovete necessariamente collegare il filtro ADSL. Successivamente, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo collegare un PC via cavo Ethernet al modem router. Successivamente, una volta collegato il PC via cavo Ethernet o in Wi-Fi, non avremo chiaramente internet. Questo non sarà un problema. Dobbiamo aprire un browser, quindi Google Chrome o Mozilla Firefox, Safari vanno bene. Cosa facciamo? Nella barra sopra degli indirizzi, non vi preoccupate, io sto usando un simulatore, quindi è normale che vedete questa stringa, ma voi non avrete nulla, avrete una pagina vuota, pulita, ok? Non dovete fare altro che fare cosa? Collegare sostanzialmente tramite l'indirizzo IP il modem router. Quindi andrete nella pagina 192.168.1.1. Successivamente, facendo invio, verrete rindirizzati a questa pagina dove vi verrà richiesta un nome utente e una password. Qui sarà tutto vuoto. Come nome utente e password dovete scrivere la medesima parola, admin, sia come nome utente che come password. Fate login e verrete rindirizzati a questa pagina. Ok, non tenete conto dei valori che vedete qua perché questo è un simulatore, vi ripeto. Ok, qui ognuno avrà i valori appunto che l'ADSL riceve, cioè che il modem riceve dalla vostra centrale. Allora, sostanzialmente cosa dovete fare? Dovete andare nel menu di sinistra qui, andare in Quick Setup, qui fate Next. Successivamente scegliete come configurarlo, se configurarlo solo come router, ma se voi avete una DSL dovete necessariamente configurarlo in modalità ADSL One. Ok, infatti vedete che si deve collegare con il cavetto RJ11. Fate Next. Qui cosa dovete fare? Allora, qui ogni tanto è un po' rognosa perché se voi inserite come country Italy e come ISP per esempio mettete Telecom, vi dà, diciamo, delle configurazioni errate che non potete modificare. Ora, TP-Link mi ha comunicato che a breve uscirà un firmware nuovo che non solo tradurrà in italiano l'interfaccia grafica, ma risolverà anche questo problema. Per ovviare a questa problematica, vi dico io cosa dovete fare. Dovete praticamente mettere Italy e qui scrivere other, vuol dire altro. Allora, adesso io pian pianino vi dico le configurazioni per ogni ISP, o almeno per i più grandi. Allora, se avete Telecom dovete configurarlo in questa maniera. Vedete che qui è ritornato VCMUX? È sbagliato, dovete mettere LLC. Quindi mettete PPPA e poi qui apparirà in automatico VCMUX, dovete mettere LLC. Quindi ricordatevi che dovete fare un passaggio una volta in più. PPP username per Alice è Alice ADSL. E lo stesso anche per la password. E dopo dovete mettere PPUE service name. Mettete team, va benissimo, oppure quello che volete. L'MTU lo imposterete a 1492. Quindi questa è la configurazione per Telecom. Se invece avete Fastweb, dovete configurare in questo modo. 836. Qui mettete IPOE MER OR IPOE OA. Ok, questo. Qui lasciate LLC 836, ok? Qui non toccate nulla, fate next. Questa è la configurazione per Fastweb. Per Tiscali invece dovete fare 835, qui mettete PPPOA, vedete che mette VCMUX, è giusto? Se vi avesse messo LLC avreste dovuto modificare in VCMUX. Poi come PPP username dovete mettere la mail di Tiscali, che sarà una mail che terminerà per chiocciolatiscali.it. Se avete per esempio una mail personale di Tiscali e quando attivate ve ne daranno un'altra,
con la mail, con tutte le varie credenziali, accesso a internet, eccetera. Non dovete usare quella personale, ma quella che vi hanno assegnato in fase di attivazione. Qui dovete mettere il PIN ADSL, che vi sarà comunicato sempre nella mail di Tiscali. L'MTU è 1492. Bene, questa è la configurazione per Tiscali. La configurazione per Infostrada è la medesima di Telecom. Ok, quindi sempre LLC, qui mettete benvenuto e come password mettete ospite. Qui mettete Infostrada, ma potete anche lasciare Wind oppure potete anche lasciare vuoto, tanto questo è un campo opzionale, non è necessario farlo. E poi fate Next. L'MTU, mi raccomando, sempre 1492. Questa è la configurazione per Wind Infostrada. Non credo che ci siano altri provider, perché Vodafone non potete cambiare modem, quindi non avrebbe senso, anzi non potete cambiarlo. In realtà poi non è vero, ma comunque ammettiamo che sia vero. E, niente, quindi niente, è così. Insomma, poi fate Next. Qui Enable Wireless assolutamente spuntato. Questa sarà la rete Wi-Fi, il nome della vostra rete. Ad esempio, io mi chiamo Alessandro, potrei scrivere per esempio Alessandro 2,4 GHz. Se fosse stato un dual band avreste avuto anche la configurazione relativa alla 5 GHz. A quel punto avrei chiamata Alessandro 5 GHz. Network Authentication, Open in Security vuol dire che la rete è aperta, quindi tutti si possono collegare. Ok, dovete mettere necessariamente questa WPA2 Personal. E qui inserirete la vostra password che servirà all'iPhone, al Samsung Galaxy S6, insomma al vostro smartphone, al vostro PC per collegarsi alla rete. Cercate di mettere anche una maiuscola, ad esempio mettete ciao con la C maiuscola 2017, quello che volete, insomma, 2016. Ok, mettiamo ciao, ciao, insomma, poi fate next. E qui vi fa un riepilogo delle configurazioni. Successivamente fate, non badate, prima abbiamo messo la password, questo è un simulatore, ok? Quindi non vi preoccupate, qui vi verrà messo appunto WPA2 Personal. Fate conferma e il modem è già configurato. Non dovete fare più nulla. Il tutorial è finito, io vi ringrazio e niente, al prossimo video. Ciao da Alessandro Tech World!